rappresentanti di quel territorio andiamo a dire ai nostri elettori: è importante quello che decide quest'Aula, è importante quello che determinerà quest'Aula, la presa in carico di un caso, il caso Sardegna, che è un caso Italia e che sapremo portare anche all'attenzione sicuramente con i nostri rappresentanti e con il nostro Presidente della Regione anche sul tavolo europeo. Ma da qui deve partire l'input, l'input di un impegno che il Governo dovrà rispettare, perché questo Parlamento è sovrano e questo Parlamento deve dare chiare indicazioni al Governo, al Presidente di turno, ma soprattutto allo Stato italiano, che riconosca quanto deve alla Sardegna, perché la Sardegna ha dato. Grazie onorevole Capelli. È scritto ora a parlare il deputato Nastri. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Come evidenziato nella mozione in votazione, la situazione economica della Sardegna versa in gravissime condizioni, anche rispetto ad altre aree depresse della nazione. Disoccupazione, ritardi nell'attuazione di piani di sviluppo e dei vari livelli di governo, comunque palesemente insufficienti, e la drammatica carenza infrastrutturale condannano questa meravigliosa isola a sofferenze economico-sociali che vanno eliminate al più presto. Il principio della continuità territoriale, praticamente negato, e una condizione di approvvigionamento energetico del tutto insufficiente costituiscono i due problemi fondamentali che non consentono alla Sardegna il salto di qualità che merita e al quale ha pienamente diritto. In virtù di queste considerazioni ampiamente espresse nella mozione, annuncio il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, affinché il Governo assuma con decisione e rapidità i provvedimenti indicati nel testo, in oggetto e qualunque altra iniziativa realmente utile allo sviluppo economico della Sardegna e del suo fiero popolo. Grazie. Grazie onorevole Nastri. È scritto a parlare il deputato Guidesi. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Noi utilizziamo pochissimi minuti e pochissimi secondi solo per spiegare i motivi che ci hanno portato a ritirare la mozione che avevamo preparato rispetto al tema e alle tematiche della Regione Sardegna e a firmare ed appoggiare la risoluzione presentata dall'onorevole Mauro Pili e dal collega Pili. Perché all'interno della risoluzione del collega Pili, oltre a condividere tutti i punti che lui ha nello specifico elencato e di cui si sta parlando e discutendo anche che alcune mozioni di altri contengono, il passaggio per noi fondamentale è quello che fa riferimento alla possibilità di un referendum popolare.